Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Beh, ci sembra acqua fresca, però noi in Italia le pensioni non le riformiamo neanche noi, e neanche in su 10 anni, nel senso che se andiamo a guardare in Europa, la Francia spendeva nel 2017, i dati più vicini che abbiamo, il 15% del suo PIL sulle pensioni, l'Italia era già oltre, la 16, siamo quasi al 18% del PIL, quindi diciamo che se anche ci sembra una riforma lontana, l'Italia addirittura non la tenta e siamo i peggiori in Europa. Quindi lei è ancora uno di quelli della scuola, in realtà abbiamo fatto poco, potevamo fare molto di più? Sicuramente dal punto di vista della spesa sul PIL noi siamo quelli in Europa messi peggio, cioè guardiamo soprattutto le pensioni, guardiamo un po' meno i giovani, e quello lo vediamo dappertutto, eh? Cioè la Germania, il paese vecchio come l'Italia, spende il 10% del PIL sulle pensioni, qualcosa non ci torna del tutto, però vabbè, quello è una questione di riforma complessiva. Ovviamente le proteste contro Macron dipendono anche dal fatto che lui la riforma l'ha fatta passare a colpi di articoli un po' eversivi per noi italiani, no? Cioè far approvare una legge di fatto dal punto di vista esecutivo e poi tornare in Parlamento soltanto per una censura possibile, cioè una mozione di sfiducia che se passa fa cadere il governo o manda tutte le elezioni, e se non passa, come non è passata per un pelo, invece fa sì che la riforma sia approvata. Insomma, una cosa del tutto costituzionale in Francia dagli anni 60, ma che anche a noi sembra un po' svicolare rispetto al normale, diciamo, alveo parlamentare, all'andamento parlamentare, che infatti poi fa sì che le proteste in Francia continuino e stiano continuando anche adesso. Del Vigo, come le guardiamo noi queste proteste? Ho visto che il tuo giornale, per esempio, gli